Dato che ho visto che questa serie vi piace tanto, oggi anziché la carriera ho preferito far uscire il secondo episodio, quindi forza ragazzi, fatemi vedere con i pollicioni che ci siete e che volete che la continui. Bella! Bene ragazzi, e ben ritrovati in questa nuova puntata di questa nuova serie su FIFA, serie che come avete visto nel primo episodio uscito un paio di giorni fa rispetto a quando sto registrando, riguarda appunto un campionato europeo, un European League appunto, nel quale si affrontano le migliori 20 squadre europee scelte da me. Poi alcuni di voi non sono stati d'accordo sulle scelte, ma va bene così. Detto questo ragazzi, prima di andare avanti ci terrei a fare un salutone al mio amico Rudy Zlatan, che praticamente ha avuto un po' la mia stessa idea, però ci tengo a precisare, ragazzi, che nessuno ha copiato nessuno. Infatti, lui ci ha fatto anche un vlog. Magari vi lascio sia il link del vlog sia il link del suo canale qui sotto in descrizione in modo che potete dare un'occhiata. Tra l'altro, ha avuto anche un'idea forse migliore della mia, nel senso che io non pensavo si potesse fare a carriera questa cosa, invece lui lo sapeva e l'ha fatto. Detto questo, possiamo giocare le due o tre partite di oggi, ora vediamo. La prima sarà comunque in casa allo Stadio Olimpico contro il Bayer Leverkusen. Bene, sono andate le prime due partite, non vi spoilerò i risultati, andatevi a vedere, vi lascio chiaramente il link dell'episodio precedente. Adesso non perdiamoci più in chiacchiere, andiamo a giocare questa terza giornata del torneo. Con la punta riesce a servire Gervinho, che serve nello spazio a sua volta Pjanic, si ferma il bosniaco, dentro per Dumbia, gran palla, in rigore, Dumbia vuole andare sul destro, lo chiude però Papastathopoulos, grande occasione per la Roma, via quindi Pjanic, cerca di cambiare lato e trova una grande invenzione per Florenzi, in area di rigore, controlla male, poi non riesce a calciare, grande chance per la Roma, al 14esimo, lascia poi a De Rossi. Quindi tocco verticale per Pjanic, che lì può anche pensare al destro, poi allarga per Florenzi, posizione regolare, Florenzi col destro! E lei non dice di no, se l'è divorato Florenzi, è già la seconda occasione per lui, da Ingolan. Dumbia per Pjanic, c'è Dumbia che va dentro, Pjanic ripensa anche al destro, prova a calciare Pjanic! Gran destro, avanti per Dumbia, chiude Papastathopoulos, poi arriva Pjanic, da fuori, Pjanic! Il pallone termina ancora fuori. C'è anche fallo su di lui. Si continua a giocare per il vantaggio. Pjanic al limite. La palla sul sinistro. Prova. E c'è Leno che respinge ancora. Poi arriva Gervais. Si gira, la mette. De Rossi respinge. La palla rimane lì però. Occhio a Castro. Mamma mia. Proprio per Victor Ibarbo. All'indietro dalle parti di Pjanic. C'è cioè Dumbia al centro. Servito Dumbia. Si gira. Dumbia col destro. Leno. E poi Papastathopoulos. La porta è stregata stasera. Forse si equivalgono anche. E attenzione qui però la posizione regolare e Leverkusen è in vantaggio. Roma che si è fatta infilare difensivamente con questo pallone al limite del fuorigioco a tagliare in due la difesa, poi gol della merda, ma Bayer Leverkusen che va a vincere questa partita. Doccia fredda col secondo gol di Cannavaro in questa competizione. Ci prova però Ibarbo in questo finale. Non passa lui. Ci prova anche Dumbia. Ancora per Ibarbo. Vediamo un po' perché la partita non è finita. Ibarbo chiuso anche lui. Raga, che è? Poi De Rossi, che cazzo fa? Si è fatto male Ibarbo. Si è fatto male Ibarbo. Con svirgola, arriva Manolas di testa per Pjanic. Forza ragazzi, ancora avanti. Ma finisce la partita. La Roma perde in casa. È un brutto colpo. Questo, una sconfitta, vabbè, avete visto, immeritata. Più che altro mi dà fastidio che ci sia stata la beffa nel finale. Quindi neanche il tempo di recuperare. E la beffa dell'infortunio di Ibarbo. Speriamo non sia nulla di grave. Chiaramente in quel ruolo possono giocare anche Florenzi e Iturbe. La prossima partita, però, ragazzi, sarà contro il Paris Saint-Germain. Adesso chiaramente la Roma, perdendo questa partita, ha perso anche la vetta. Aveva la possibilità vincendo di restare in vetta con il Real Madrid. Adesso giochiamo contro, forse giochiamo appunto la partita più difficile da quando abbiamo iniziato questa stagione. Quindi contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. Sarà una grande sfida, una sfida che sta anche di Champions su FIFA 14. Sicuramente qualcuno di voi se lo ricorderà. Il fatto che chiaramente piova non è positivo. Positiva può essere la nuova formazione, nel senso che io tutte le volte che, cioè ultimamente quando uso la Roma su FIFA, uso sempre questo modulo che adesso vi farò vedere, non lo farò vedere, ma io ve lo dico, è un 4-1-2-1-2 con
lo vedrete tra poco in basso, magari Ljajić davanti con Dumbia perché chiaramente il giocatore sarebbe Ibarbo ma è infortunato. Totti alle loro spalle con gli esterni che sono chiaramente Gervinho e Turbe, De Rossi davanti alla difesa. C'è anche Astori al posto di Castan, quindi esordio per Astori in questa competizione. Speriamo che con questo modulo potremmo giocare una partita più in contropiede, più in maniera coperta, e la Roma parte subito forte con Ljajić. C'è Dumbia al centro, Ljajić salta l'uomo, entra in area, poi vuole in sinistro, finisce per terra e non c'è chiaramente nulla. Si comincia bene. E quindi Turbe si ritrova il pallone. Roma che gioca e come con questo modulo. Attenzione ai Turbe che va via come in un fazzoletto. I Turbe! Manuel! I Turbe! Il gol arriva finalmente! Lo segniamo contro la squadra più forte che abbiamo affrontato in queste prime 5, Juan Manuel Iturbe, è il secondo centro in questo torneo. Entrambi segnati in trasferta, 1-0 al Parco dei Principi. Metà al centro, occhio a Ibra per Chantomé De Santis. Con Ljajić che gli porta via un pallone preziosissimo contro il piede della Roma, con Dumbia che parte centralmente, posizione chiaramente regolare. Dumbia! Non ci credo, basta, non ci credo, me ne vado, non è possibile! Poi occhio a Ljajić per Totti e Thiago Motta. Perfino Thiago Motta riesce a non far arrivare il pallone a Totti. Poi occhio a Gervinho. Partita che adesso leggermente buggata con Gervinho per Ljajić. Incredibile! Che gol brutto che ho fatto! Che gol brutto, l'ho appena detto ragazzi. Partita altamente buggata. Paperone di Sirigu. E Roma che fa il secondo. Ma cos'è? Cioè, rivediamo, raga, questa parte. Tra l'altro, Gervinho commette un vistoso fallo su Thiago Silva e poi. No, meglio non commentare. Non commentare, ma vedere e gustarci questo rene sinistro di Sirigu. Ibrahimovic, c'è lo spazio per Chantomé, quindi il tocco verticale per Lucas. José Olebas, con Lucas che la dà dentro per Ibra, ancora Lucas fuori per Digne che arriva, non calcia. Poi Ibra, al limite, Ibrahimovic, De Santis, il pallone rimane lì. E Thiago Motta. Purtroppo. Sono già al limite. Servito, c'è anche Gervinho solo. Servito lui. Gervais calcia con Sirigu che fa il miracolo. Lui Ljajić. Piazza il pallone. Mamma mia, Sirigu. Vabbè, stai troppo facilmente però Manuel. Poi torna, rischia però su Lucas, in area di rigore Lucas, Manolas. Ah, Ibra al limite, cerca di metterla dentro con Lavezzi che si gira e calcia in porta De Santis, fortunatamente. Lumbia, ora possibile di contribuire con Lecce che sta partendo al centro, ecco il pallone per Adem riesce comunque a difendersi dalla pressione avversaria. Poi torna da Pjanic al limite. Destro di Pjanic, ancora Sirigu, nel rigore, ancora lui, Olebas riesce a tenerla, poi Pjanic a giro col pallone alto e finisce questa partita. La Roma ritrova i 3 punti al Parco dei Principi con De Rossi. What the fuck? De Rossi era morto, ha fischiato la fine, ha esultato. Ma comunque la Roma va a vincere tra un bug e l'altro. Ragazzi, io chiudo qui anche il secondo episodio. Penso di fare a questo punto sempre 2 partite perché facendone 3 della carriera, facendo anche gli altri video. Adesso non ho molto tempo perché penso di registrare anche qualcos'altro. Direi che va bene così. Poco possesso anche in questo secondo tempo, sicuramente di più di quello del primo tempo, ma in totale grande, grande Roma. Siamo al terzo posto, virtualmente al secondo perché siamo a pari punti con la Juventus e a meno 1 dal Real Madrid. Derby italiano al secondo posto, ragazzi. Io così, con questa classifica che comunque ci fa sorridere, chiudo questo episodio. Abbiamo un po' sofferto perché è arrivata la prima sconfitta, la prima non vittoria soprattutto, perché in 4 partite ne abbiamo vinte 3 e persa una. E comunque, nonostante anche i vari infortunati, perché adesso De Rossi non so se sia una cosa seria o meno, continuiamo ad andare. Quindi, ragazzi, il video è finito. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un pollicione in su. Noi ci vediamo con i prossimi video, come al solito non so quando usciranno. Bene.